Ok, eccomi, scusate, ma ho finito la memoria. Allora, avete fatto quindi anche i tricipiti, quindi con un braccio e poi con l'altro, e quindi facciamo ancora un minuto di cardio. Quindi ancora apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Un minuto, chiudo, chiudo, un minuto, grazie, chiudo, chiudo. Un assistente che si era distratto. Sì, apro, apro, chiudo, chiudo, 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 apro, apro, chiudo, chiudo. Apro, apro, chiudo, chiudo, 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 e via. Manca poco. Adesso il prossimo è un esercizio che naturalmente non so se lo facevate bene dal centro. Provate. Se avete fatto lavorare un po' gli addominali in maniera obliqua, stop. Se riuscite bene ragazze, se no lasciate perdere, io ve lo faccio vedere, mani a questa altezza dietro le orecchie e bisogna fare così, zac. Allora, l'esercizio completo sarebbe vado giù, così, zac, zac, ci vuole un po' di equilibrio, eh? Se non riuscite, al limite alzo solo la gamba di lato. Ok, vedete voi come riuscite a farlo. Via, 15. 1, 2, non è importante, mi aiuta tantissimo. 3, 4, 5, 6, se no, 7, 9, 10. Tiro su bene la gamba, 11, 12, 13, 14 e 15. Scusate se vado veloce. Poi, dopo di questo, direi che possiamo fare un po' di stretching, ok? Quindi, se avete bisogno, vi attaccate a una parete per non perdere l'equilibrio. Tiriamo sulla gamba, bene, dietro. Se riuscite all'altezza della caviglia, se no il piede, e ci mettiamo lì, tipo fenicottero, e stiamo un po'. Dobbiamo sentire tirare il quadricipite. E su così. Poi, se avete bisogno, vi appoggiate alla parete, come si faceva anche in palestra, eh? Cerco di portare il tallone che deve appoggiare per terra, quindi sentirò il polpaccio tirare, ok? Mi appoggio a una parete qua davanti e faccio così, ok? E cerco magari con questa gamba di andare un po' più giù, di avvicinarmi così, di modo che quella dietro tenderà ad alzarsi e io cercherò di appoggiare il tallone per terra. Devo sentire il polpaccio della gamba dietro, tirata, che tira, appunto. E
sto così sempre 10-15 secondi, ok? E poi cambio, sempre ho la mia parete qua davanti e vado giù così. E cerco sempre, appoggio bene con tutto teso alla parete e illumino e streccio bene la gamba dietro il braccio. Cerco di avvicinare il mento al petto, così lascio più cadere giù il collo, sento tirare tutto bene qua dietro il cervicale. Tengo sempre qua, sedere in dritto e non così, così. Ultimo esercizio che potete fare, sdraiate per terra, se riuscite bene, ma penso di sì, mettete sedute, apriamo le gambe più che possiamo, ora già possiamo rimanere con le gambe belle aperte così, almeno io sento tirare tutto l'interno delle cosce, quindi posso rimanere così, potete anche appoggiare tranquillamente. E stare lì tra le lassate, e cerchiamo appunto di aprirle comunque le gambe, lo sentivo un po' tirare l'interno delle cosce e sto lì tranquilla così e penso un po' alle mie cose. Ok, intanto cerco di aprire di più. Poi, sempre da questa posizione, quello che posso fare è cercare appoggio questa mano e allungarmi un pochettino. Così. Come se ho un filo che mi tira questo braccio verso l'alto. Non c'è bisogno che vado giù e mi tiro così, perché ovviamente non ce la fate.
fa così e tiro bene. Mi sento tirare tutto qui e anche dietro un po' la schiena. E poi dall'altra parte appoggio, sollevo, palmo rivolto verso l'alto e tiro il braccio. Questo così. Perfetto, e rialzo. Ok, allora Ilaria e Yolanda, fatemi sapere come va, e al numero con cui mando i messaggi, quello è il numero a cui rispondo, per qualsiasi cosa voi chiamatemi, va bene? Un bacio, ciao, a presto, ciao ciao, in bocca al lupo per tutto, ciao.